Ciao Ciro Megan e bentornati sul canale. Finisce luglio, vi parlo quindi di un nuovo libro questo mese e a sto giro parliamo di I falsari della scienza di Hans Rusch. Nella puntata di giugno vi ho parlato di un altro libro di Hans Rusch, il primo libro che Hans Rusch ha scritto circa la vivisezione, ovvero Imperatrice Nuda, un libro del 1976, questo qua invece è del 1980, quindi dopo Imperatrice Nuda Rusch scrive un altro libro sempre sulla sperimentazione animale. Come vedete è molto più piccino rispetto a Imperatrice Nuda. Io l'ho comprato insieme a mia mamma alla prima, ma proprio prima esperienza vegan, il primo festival vegan a cui abbiamo partecipato a Torino nel 2007. E c'era un piccolissimo banchetto che vendeva libri, questo qua lo vendeva usato, costava 10 euro all'epoca, vediamo se si vede, lo vedete. Tra l'altro lo vendono a 6 o 8 euro circa su agiroreedizioni.org. Ho cercato, credo che sia l'unico sito al momento che lo vende perché è fuori produzione, fuori catalogo ormai da molto tempo. La casa editrice, proprio come per Imperatrice Nuda, è sempre Edizioni Cibis di Hans Rusch. All'inizio del libro troviamo una breve introduzione in cui si spiega il significato del termine vivisezione, quali sono gli interessi economici dietro ad essa, ci sono poi testimonianze di vivisettori, di antivivisezionisti, la censura, eccetera. In seguito poi all'introduzione il libro inizia con una carrellata terribile di fotografie in bianco e nero e sotto a ciascuna fotografia troviamo una didascalia che spiega l'esperimento. Viene messa in evidenza la crudeltà esercitata nei confronti degli animali non umani ed anche l'inutilità della vivisezione da un punto di vista scientifico. Io ero una ragazzina quando ho letto questo libro, avevo appena 17 anni, e rimasi sbalordita dal coraggio di Hans Rusch. Questo è stato il secondo libro sulla vivisezione che ho letto, perché il primo forse in assoluto è stato I diari di Michelle Rock, un libro di cui avevo già parlato qui sul canale un bel po' di tempo fa, vi metto il link qua sotto se per caso ve lo eravate perso. E io l'ho letto in apnea, ma proprio in apnea, cioè a fatica sono riuscita a guardare tutte le foto all'epoca, a fatica riuscivo a leggere le didascalie che spiegavano cosa stava succedendo in quella fotografia lì. E pensare che quest'uomo aveva dedicato la sua vita a questi animali, che aveva dedicato dei saggi a loro, che scendeva in piazza a manifestare, che era riuscito a mettere da parte la sua paura, il suo terrore, per fare attivismo e per aiutarli, per me fu una cosa incredibile, perché io non ero come lui, non ero coraggiosa come lui, non ero forte come lui. E nel leggere questo libro, come anche quando ho letto Imperatrice Nuda, ho pensato, voglio essere forte e coraggiosa come Hans Rusch. Questo perché la sua forza mi travolse e le torture inflitte agli animali in questo libro mi trapassarono da parte a parte e quindi decisi che anche io, come lui, non volevo più starmene zitta e buona in un angolo. Anche questo libro, quindi, proprio come Imperatrice Nuda, non solo ve lo consiglio, ma ve la dico chiara, dovete leggerlo. Qui non solo vengono raccontati gli esperimenti, ma li vedrete grazie alle fotografie. Quindi probabilmente forse sarà crudo tanto quanto, forse anche più, di Imperatrice Nuda. E proprio per questo va letto, proprio per questo va prestato, regalato e passato a quante più persone possibili. Io vi ringrazio tantissimo come al solito per aver seguito questo video, spero tantissimo che vi sia piaciuto e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre, vegan. Ha acquistato notorietà internazionale attraverso i suoi trapianti di testa di scimmia. Nessuna delle sue vittime era capace di muovere il corpo, però la testa tentava di mordere la mano del buon dottore quando questi la stuzzicava torcendole il naso. La reazione immunologica, ampiamente prevedibile per ogni vero conoscitore di medicina, non ha permesso la sopravvivenza degli animali oltre 7 giorni al massimo. Il viso si gonfiava, la lingua si spessiva e le palpebre si ingrossavano prima di chiudersi per sempre. A queste scimmie lo scientista recideva i nervi motori per vedere come avrebbero fatto a muoversi. Alcune delle sue vittime erano impazzite per la sofferenza al punto da staccarsi le proprie dita con i denti e a dilaniarsi gli avambracci a morsi. Questo gatto, rinchiuso in una gabbia per scimmie dopo che gli sono state cucite le palpebre, tenta di evadere attraverso il foro destinato al biberon delle scimmie. A volte questi gatti ciechi muoiono per sete perché nell'ansia di trovare una via di uscita rovesciano la ciotola dell'acqua.
Migliaia di animali di ogni specie devono morire avvelenati nei laboratori delle fabbriche di medicinali per millantare una sicurezza che nessuna prova animale può mai garantire, dato che gli animali reagiscono in modo del tutto diverso dall'uomo.